ritrovati cari amici e care amiche di Tutta Salute, insieme anche questa settimana. Di che cosa parliamo? Qual è l'argomento di questa puntata? Torniamo a parlare, perché è già stato argomento di trasmissione diverse volte, ma torniamo a parlare di malattie croniche intestinali, perché ci sono nuovi studi sia sulla malattia ma anche sulla dieta. Allora, le malattie croniche intestinali infiammatorie sono due e sono il morbo di Crohn e la rettocoliti ulcerosa. Poi capiremo quali sono le differenze tra le due proprio in questa puntata. Chi ne soffre sa bene che cos'è questo. Chiedo a Enrico Viarani, il nostro regista di oggi, di farci vedere una foto che ho preparato. Ecco, questa è una donna con un dolore addominale invalidante che generalmente ti manda urgentemente al bagno. Come quasi tutte le malattie croniche, anche questa mette a dura prova chi ne soffre, perché coinvolge molti aspetti della vita quotidiana, da quelli più pratici a quelli psicologici. L'incidenza delle MICI, si chiamano così, è l'acronimo di malattie infiammatorie croniche intestinali, sulla popolazione è in continuo aumento. Ad oggi si calcola che in Italia ne soffrano circa 250.000 persone, ma è un numero sottostimato perché si rifà al numero di esenzioni, quindi rimangono fuori sia i pazienti che non hanno una diagnosi, sia quelli che hanno esenzioni per altre patologie. E sono in gran parte giovani, pensate, tra i 20 e i 40 anni, però negli ultimi anni, e questo è un dato davvero da sottolineare, c'è stato un progressivo aumento dei casi di esordio in età pediatrica. Addirittura ci sono casi di bambini che si ammalano già a 2 anni. Insomma, negli ultimi 30 anni la prevalenza globale delle IBD, che è l'acronimo in inglese di questo tipo di malattie, è aumentata dell'85%, con un numero di ammalati di circa 7 milioni a livello mondiale. Insomma, il mondo è sempre più malato all'intestino. Allora, noi perché continuiamo e torniamo a parlare di questo argomento? Perché c'è un legame con il nostro territorio, perché il 2 dicembre scorso si è concluso a Riccione il 14° congresso nazionale IGIBD, ossia il gruppo italiano per lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, e sono emerse, come dicevo all'inizio, delle novità importanti e proprio anche nuovi studi su queste malattie. Allora, vi introduco subito gli ospiti di oggi, perché noi ne parliamo con il dottor Fabio Salvatore Macaluso, che è gastroenterologo della IBD Unit presso l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, collegato da Palermo. Benvenuto dottor Macaluso, adesso magari la vedremo anche, e anche il dottor Andrea Pasta, specializzando e dottorando in gastroenterologia presso l'Università degli Studi di Genova, che appunto era fra i relatori al congresso, e lui è collegato dal Policlinico San Martino di Genova. Mi piace molto questa puntata, perché praticamente qui a Tutta Salute c'è tutta Italia, dal nord al sud. Bene, io comincerei subito con il dottor Macaluso, che poi si deve congedare per ovviamente impegni molto importanti in ospedale. Allora, comincerei con lei, dottor Macaluso. Prima di entrare nell'aspetto clinico, le voglio chiedere come mai questa tendenza all'aumento di malattie infiammatorie intestinali e come mai anche questo abbassamento dell'età. Dottor Macaluso. Allora, il dottor Macaluso non è più collegato con noi, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Mi sentite? Non so se mi ci sentite. Ha. Ecco, dottore, mi ha sentito? Sì, l'ho sentita perfettamente, salve. Salve, benvenuto. Grazie, volevo ringraziare per l'invito, assolutamente gradito, e anche per le tematiche che volete affrontare. La prima domanda è quella che mi chiedono anche i pazienti ogni giorno in ambulatorio, cioè: e come mai mi sono ammalato e come mai vedo che accanto a me si ammalano tantissime persone come me, in famiglia, amici, conoscenti? Ma in realtà non c'è una spiegazione al momento univoca e chiara. È verosimile che ci siano dei fattori ambientali che negli ultimi 20 anni stanno guidando verso una maggiore incidenza di queste malattie. È chiaro che un ruolo importante sicuramente avrà
avranno le modificazioni dietetiche e i cambiamenti della dieta in cui stiamo assistendo in questi anni. Quindi una dieta sempre più occidentale e sempre meno mediterranea, probabilmente, sicuramente anzi, stanno favorendo un aumento di incidenza e prevalenza di queste malattie. Ad esempio, e questo mi sembra una considerazione molto interessante, in quei paesi in cui storicamente vi era una bassa incidenza di queste malattie, e mi riferisco ad esempio all'Africa, all'Asia, in cui chiaramente ci sono delle diete ben diverse, anche in questi paesi negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento di incidenza di queste malattie, di pari passo con una variazione nelle abitudini alimentari anche in questi paesi. Quindi la dieta, seppur con meccanismi ancora non del tutto chiarissimi, sicuramente è il fattore più importante che sta determinando questo aumento di incidenza. E quindi anche diciamo anche il secondo aspetto, quello dell'incidenza sempre più frequente in età pediatrica? Assolutamente, assolutamente, senza dubbio. Vi da dire che i bambini, chiaramente le forme nei bambini sono forme, come immaginerà, che hanno anche un certo carico di difficile gestione anche dal punto di vista psicologico per i certo. bambini. Chiaramente dovranno affrontare sin da bambini una malattia che li accompagnerà purtroppo per tutta la vita, perché, come sicuramente saprà e sapranno tutti, sono malattie croniche per cui non si guarisce. E quindi esatto, cronico vuol dire proprio questo, che dobbiamo averci a che fare per tutta la vita. Poi questo tipo di malattia, diciamo che ha periodi di remissione e periodi di infiammazione, però certo dipende sempre da che tipo di malattia cronica intestinale si ha. E infatti volevo proprio chiedere a lei proprio la differenza tra malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa. Abbiamo anche questa foto, dottore, che magari ci aiuta a capire meglio di cosa stiamo parlando. Ce lo dice lei che differenza c'è? Certo, inizierei dalla colite ulcerosa, che come dice il nome stesso interessa il colon, quindi a partire dal retto, che è l'ultima parte del colon, con delle lesioni che poi dal retto possono estendersi alle restanti parti del colon in maniera continua. Regia, vediamo la foto per favore, così il dottore mentre parla, ecco, perfetto. Esatto. Qui vediamo per esempio che l'infiammazione sulla destra inizia dal retto in basso e poi in questo caso si propaga al colon, in questo caso fino a parte del colon, ma può interessare anche tutto il colon in maniera continua. Viceversa, la malattia di Crohn è una malattia che può teoricamente interessare tutto il tubo digerente, quindi teoricamente anche dalla bocca, che è rarissimo devo dire, fino all'ano, con delle lesioni a salto, quindi vi sono dei segmenti interessati da malattia ed altri invece non interessati da malattia, che poi può coinvolgere il colon, ma può, diciamo, estendersi anche ad altre parti dell'intestino, quindi ecco. L'intestino tenue, per esempio, che è tutta la sezione che è più in alto rispetto al colon, e teoricamente anche parti ancora superiori di tutto il tubo digerente. Ecco, diciamo che il Crohn è discontinuo, ma più diffuso, diciamo, no? Esattamente. Vediamo anche la foto numero 3, perché vediamo che cosa si vede proprio da una colonscopia, che è l'esame, diciamo, d'elezione, no, per questa malattia. Grazie Enrico Viarani, vediamo anche la foto numero 3. Allora, ecco, non si vede benissimo, non è meravigliosa, però diciamo che il primo che vediamo è il colon sano, giusto dottore? Sì, sì, è un colon sano, mentre sulla destra vediamo un colon, in questo caso con un'attività, devo dire, importante, infiammatoria, non tutti i casi sono così, di rettocolite ulcerosa, in cui si ha denudamento della mucosa, le erosioni, le ulcerazioni che sono tipiche appunto della malattia, da cui il nome poi di rettocolite ulcerosa, da cui anche poi le manifestazioni cliniche, perché poi da queste ulcere c'è il sanguinamento, il dolore addominale, quindi poi l'estrinsecazione clinica del quadro endoscopico. La malattia di Crohn ha dei quadri un po' differenti. Differenti. Realtà, torniamo in studio per favore, perché la foto non è bellissima e mi scuso di questo. Dottore, diceva? Diciamo che il Crohn ha dei quadri endoscopici anche, devo dire, abbastanza caratteristici, devo dire, però appunto è proprio questa discontinuità tra le lesioni che un po' la contraddistingue, e poi è facilmente distinguibile nella maggior parte dei casi, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, dalla colite ulcerosa. Due malattie diverse comunque.
Domattina, infatti, sì, volevo parlare con lei anche dei sintomi più frequenti, perché dobbiamo dirli. Abbiamo detto che sono una malattia invalidante proprio perché diciamo che i sintomi sono la diarrea, che spesso è sanguinolenta, dolore addominale, poi si dimagrisce molto. Alla base, in entrambi i casi, c'è un aumento della risposta infiammatoria, ma ci ha detto lei, non sappiamo perché viene. Sì, quello che succede appunto è che il nostro sistema immunitario, normalmente presente a livello del nostro intestino e che ha un ruolo importante a livello fisiologico, diventa iperattivo e quindi in un certo senso aggredisce la propria parete intestinale o la mucosa intestinale e provoca la comparsa di queste lesioni. Chiaramente vi è una predisposizione genetica, questo è chiaro, su questo non ci sono dubbi, e su di essa si instaurano poi dei meccanismi di innesco di questa infiammazione, ripeto, non del tutto chiariti, fattori ambientali che poi determinano la comparsa di questa infiammazione, che poi non si spegne più, resta sempre accesa in maniera eccessiva e determina le lesioni infiammatorie di cui abbiamo discusso. Ecco, dottore, ma però sono stati individuati dei fattori di rischio, qualcosa che agevole e favorisce questo tipo di malattie? Certamente, il fumo è il fattore di rischio probabilmente più noto. Nella malattia di Crohn, infatti, è un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia e poi per avere un decorso più aggressivo della malattia. Paradossalmente la colitis ulcerosa è il contrario, invece la malattia colpisce più spesso i non fumatori e ancora di più gli ex fumatori. E il fumo viceversa è un fattore protettivo. Sì, questo è quasi è sicuramente un paradosso. È un paradosso, sì. Esatto, sono delle malattie diverse, infatti. Questo ad esempio non è l'unico motivo, ma è una dimostrazione della diversità immunologica delle due condizioni. Questo rende tutto più difficile anche per voi, che ci dovete lavorare sopra. Assolutamente. L'altro fattore di rischio importante di cui volevo accennare è la familiarità, è quello che ho detto poc'anzi, che è certamente una predisposizione genetica, e chi ha un familiare di primo grado affetto dalla malattia ha chiaramente un rischio aumentato di sviluppare la malattia. Non tutti chiaramente la svilupperanno, ma ripeto, un rischio aumentato nei parenti, per coloro che sono affetti da malattia e hanno un parente di primo grado. Oggi, dottore, ci sono questi famosi farmaci biologici, no? L'introduzione progressiva di questi farmaci per il trattamento delle MICI ha proprio mutato lo scenario clinico. Ci vuole dire lei che cosa sono questi farmaci biologici e come funzionano? Beh, intanto secondo me si comprende meglio il concetto se li definiamo più correttamente come farmaci biotecnologici. Quindi il termine biologico fa pensare a qualcosa di naturale, ecco. E in realtà probabilmente è l'esatto opposto, perché sono dei prodotti di ingegneria laboratoristica, quindi a partire da DNA ricombinante, quindi parliamo di ingegneria biomedica avanzata, che permette la formazione di anticorpi monoclonali che poi hanno degli specifici target nell'organismo volte a bloccare i processi infiammatori che sono alla base delle malattie. Quindi sono dei farmaci che chiaramente oggi ne abbiamo diversi a disposizione, ciascuno con un differente meccanismo d'azione, e devono essere chiaramente gestiti da medici che siano esperti nella gestione di queste malattie e di queste terapie. Ecco, dottore, ospedalizzazioni e interventi chirurgici. Diciamo che negli anni anche questo aspetto è molto cambiato. Oggi diciamo che si può evitare sia l'ospedalizzazione che l'intervento chirurgico, ovviamente sempre insomma, sapendo a che stadio è la malattia, di che grado è la malattia, però oggi molto meno rispetto ad anni fa. Sì, in realtà andrebbero definiti due concetti. Il primo è che è probabile, attenzione, non sicuro, ma probabile che questi farmaci abbiano effettivamente ridotto il ricorso all'ospedalizzazione e alla chirurgia, perché in effetti, se utilizzati in maniera corretta, possono modificare la storia naturale di queste malattie. D'altra parte bisogna considerare che la chirurgia resta oggi un presidio terapeutico importante, cui può essere necessario sottoporsi, e non va mai considerata comunque come un'ultima spiaggia. Ecco, è qualcosa che anch'esso è una terapia, come lo sono i farmaci, e in alcuni casi
può essere necessario farla, e il paziente dopo la chirurgia può anche stare bene per lunghi periodi, per cui non va demonizzata la chirurgia. Se necessaria bisogna ricorrere è alla chirurgia, e il paziente può avere a volte maggior beneficio dalla chirurgia paradossalmente che non dei farmaci, che pur sono ottimi farmaci. Ecco, dottore, che probabilità c'è, avendo questa malattia, di sviluppare una malattia molto importante come il tumore del colon retto, che è il tumore, è il secondo più diagnosticato nelle donne e il terzo negli uomini? Dobbiamo anche dire che per esempio in Emilia-Romagna, da quando è arrivato lo screening, cioè dal 2005, la mortalità è diminuita del 30%, quindi questo è molto importante da ricordare. Sì, esiste un aumentato rischio di cancro del colon retto per coloro che sono affetti da queste malattie, in particolare per chi ha una colite ulcerosa e anche per chi ha un interessamento colico esteso in corso di malattia di Crohn. Quindi, del resto, è l'infiammazione che facilita la comparsa di lesioni neoplastiche, per cui tanto più vi è infiammazione in una superficie estesa, tanto più può essere aumentato questo rischio. E in tal senso, mi rilascio a quanto discutevamo prima, questi nuovi farmaci, bloccando bene l'infiammazione, hanno probabilmente ridotto il rischio di cancro in questi pazienti, proprio perché sono riusciti a spezzare quei processi infiammatori che poi sono alla base dei processi di trasformazione in senso tumorale. Quindi questo rischio in realtà oggi esiste, è ridotto. In ogni caso vi sono anche dei chiari programmi di sorveglianza specifici per questi pazienti, che chiaramente devono essere più stretti rispetto alla popolazione in generale. Ecco, in ultima battuta, dottore, torniamo a Riccione, perché vorrei fare con lei un passaggio sull'importanza del rapporto multidisciplinare, no? Al congresso di Riccione infatti è stato presentato questo documento per la gestione e il trattamento delle mici e spondiloartriti, condiviso tra chi? Tra i gastroenterologi e i reumatologi, perché queste sono strategie, ci sono strategie farmacologiche che sono spesso condivise, perché diamolo questo dato, le manifestazioni articolari nei pazienti con IBD sono molto frequenti e riguardano circa il 30% della totalità dei pazienti. Quindi questo documento Consensus Delphi a che cosa serve? Serve a voi? Beh, serve a noi sicuramente, serve anche ai reumatologi ovviamente. Certo. Perché spesso ci troviamo a trattare lo stesso paziente che ha contemporaneamente la malattia infiammatoria intestinale, ma anche le manifestazioni articolari che possono essere una complicanza di questa malattia. È chiaro che in questi casi si complica la gestione del paziente, perché non solo ha il problema intestinale, ma anche i dolori, non riesce a muoversi bene, ha la rigidità alla colonna, ha i dolori alle piccole o alle grandi articolazioni. In questi casi i farmaci biologici e comunque le terapie avanzate in generale, che sono peraltro in comune, almeno buona parte di essi, con i reumatologi, cioè sono gli stessi farmaci che loro utilizzano per le loro malattie, in questo caso possono essere di ausilio per il paziente. È chiaro che sono questi pazienti in cui un ambulatorio multidisciplinare, quindi insieme il gastroenterologo e il reumatologo, chiaramente è di tutto vantaggio per il paziente, perché può essere contemporaneamente valutato dagli specialisti, che possono comunque poi prendersi cura del paziente da tutti i punti di vista utilizzando i farmaci più adatti. Quindi un consensus è un documento di consenso sui farmaci più indicati in queste situazioni, è utile al gastroenterologo, è utile al reumatologo e, mi permetto di dire, è utile soprattutto poi al paziente. Certamente, certamente. Deve essere così, deve essere. La ringrazio tanto, dottor Macaluso. Prego. Dottor Fabio Salvatore Macaluso, gastroenterologo della IBD Unit presso l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo. La ringrazio, buon lavoro, la lascio all'attività ambulatoriale e un grande abbraccio e un bacio a tutta Palermo. E adesso ci trasferiamo a Genova. A Genova per parlare di dieta, perché anche il dottor Macaluso ce l'ha detto, è una delle prime cose che ci ha menzionato, proprio la dieta. Perché? Perché l'alimentazione riveste un ruolo fondamentale nella terapia della malattia di Crohn, favorisce il controllo dei sintomi, può migliorare gli indici infiammatori e promuovere la guarigione della mucosa intestinale. Al congresso di Riccione, proprio l'evoluzione della dieta per i pazienti con IBD è stata al centro di una sessione che ha avuto tra i relatori il dottor Andrea
laurea pasta, specializzando e dottorando in gastroenterologia all'Università degli Studi di Genova, Policlinico San Martino. Ecco, dottore, benvenuto anche a lei, grazie di essere presente qui in collegamento. Allora, dottor Pasta, una dieta a esclusione che permette e promette, direi anche, di migliorare i sintomi e ridurre l'infiammazione. Ma che cos'è questa dieta? Vogliamo saperlo tutti. Certo, intanto come il collega fa piacere anche a me ringraziarvi per il vostro invito, estremamente gradito davvero. Grazie per l'attenzione che mi sembra che si stia dando a questo argomento che è abbastanza innovativo. Che cosa si intende per dieta di esclusione nella malattia di Crohn e a chi è rivolto? Allora, come dice il termine, è rivolto a pazienti affetti da questo tipo di patologia e di fatto si basa sull'assunto di andare a escludere quelli che la letteratura scientifica ha identificato come elementi trigger, quindi alimenti che possono andare a scatenare sia dal punto di vista clinico ma non solo, anche dal punto di vista infiammatorio, grazie agli indici di infiammazione che noi gastroenterologi specialisti possiamo andare a misurare, e che quindi permette di appunto andare a togliere quelli che sono tutta una serie di alimenti che rientrano in un grosso denominatore comune che può essere definito come Western Diet, di cui ha anche accennato il collega. Quali sono questi alimenti? Bene, sono principalmente tutti quegli alimenti ultra trasformati, processati, derivati un po' da quella che è la moderna industria alimentare, soprattutto di stampo, il termine dice occidentale, inteso in senso appunto extra italiano, extra bacino mediterraneo. Quindi dottore, possiamo dire tipo i cibi da fast food, tutti questi cibi estremamente elaborati, perché fino a poco tempo fa c'era proprio una lista di cose, no? di alimenti da evitare, specie per il morbo di Crohn, no? E leggo: sono sconsigliati legumi, uova, carni fritte, salumi, burro di noci, carni rosse, carni grasse affumicate, cibo da fast food, l'abbiamo detto, cibi elaborati, conservati, piccanti e speziati. Quindi insomma, poi c'è anche qualcuno che diceva di non assumere fibre, e invece forse le fibre non fanno così male. No, c'è un grande devo dire putpurri in quella che è l'informazione su questo tipo di problematica e sulla dieta in questo contesto. Ma quello che ci dice l'ACDED, la Crohn's Disease Exclusion Diet, è un approccio a noi gastroenterologi familiari, simile a quello che può essere una normale terapia che prescriviamo ai pazienti. Di fatto si basa su due prime fasi di induzione e poi una terza fase di mantenimento. Quello che è il focus in questa fase di induzione è andare a utilizzare dei cibi mandatori, o per meglio dire fortemente raccomandati, che sono, pensate un po', le uova, che sono che quindi sono insieme al pollo, che è l'altro elemento proteico e fonte di grassi di, come dire, nobile origine rispetto appunto a quelli che sono invece a contrapporsi fast food e cibi ultraprocessati ed elaborati. Insieme a questi, fonti di amidi e di carboidrati ben selezionati, che sono quelli delle patate, e come fonte di fibra inizialmente da mela e da banana. Questo nella prima fase viene associato ovviamente anche a molti altri alimenti, il riso e tutto quello che può anche poi il dietista elaborare dal riso, farina e quant'altro, l'olio extravergine di oliva e anche zuccheri semplici, che invece in maniera più forse anche arbitraria, da precedenti evidenze di letteratura che si sono un po' superate nel tempo, erano inizialmente sconsigliate. Allora, prima dottore, guardi insieme a me questa foto, le la faccio vedere. Enrico Viarani, per favore, la foto numero 4. Vediamola, ecco, ecco, quando si va su Google, diciamo così, e si cerca dieta IBD, viene fuori, tra le tante immagini, viene fuori questa. Quindi possiamo fissarcela questa immagine? Ma sì, allora direi che grossolanamente ci siamo, non c'è proprio tutto, perché comunque l'uovo, che è sempre stato qualcosa di demonizzato, in realtà è possibile ed è introdotto in questo genere dietico, anzi rientra negli alimenti raccomandati, come poi nella seconda fase, sempre dell'induzione, quindi un po' quella che è insieme alla prima la fase più importante per spegnere la sintomatologia ma anche proprio l'infiammazione in questo tipo di patologia, vengono poi introdotte anche molte altre fonti di cereali. Torniamo in studio, grazie Enrico, torniamo in studio, ok, cereali.
Cereali, quindi sì, sicuramente, ma anche frutta secca e altre, via via, sempre con l'idea di allargare quella che è la scelta alimentare dei pazienti. Nel mantenimento poi è ancora più semplice questo approccio dietetico, perché vengono reintrodotti la maggior parte, diciamo, dei prodotti inizialmente esclusi, quindi anche i latticini, i prodotti caseari e le carni anche di altra origine animale e tutte quelle che sono le altre verdure, anche foglia larga e quant'altro, e restano sempre esclusi quelli che sono, oltre, diciamo, all'immaginario collettivo degli alimenti da fast food e da industria alimentare più spinta, sicuramente anche in questa fase gli affettati e quindi anche quei prodotti di carni trasformati che subiscono una conservazione, un'elaborazione più importante. Ecco, i famosi insaccati. Dottore, quindi si è passati da una dieta restrittiva a un nuovo approccio che è orientato fondamentalmente a che cosa? Alla modulazione della flora batterica intestinale, proprio per ridurre l'infiammazione. Ci dica lei, dottore, la flora batterica intestinale che cos'è e perché è importante mantenerla equilibrata? E come dobbiamo fare? Assolutamente. Ah, diciamo che questo tipo di approccio dietetico nasce dalla evidenza del mondo scientifico, che per fortuna è molto attivo in questo ambito, che l'attività clinica e l'attività infiammatoria della malattia di Crohn si va ad associare ad una particolare composizione di questa flora batterica dell'intestino, che si chiama microbiota. In parole semplici, il microbiota è quella popolazione di batteri che vivono nel nostro intestino e che rappresentano già di per sé, in un individuo normale, un chilo del peso corporeo circa, e dal punto di vista genetico e molecolare di fatto sono la stragrande maggioranza del materiale genetico, e quindi grandi sintetizzatori di proteine che di fatto hanno un'interazione anche con l'organismo umano, un'interazione importante con l'organismo umano. Quello che si è osservato è come la dieta di stampo occidentale, quindi questa Western diet così demonizzata, va a favorire particolare sviluppo di ceppi batterici, in particolare i probatteri, per dare un nome, un cognome, e tra questi un particolare ceppo di Escherichia coli, che ha svantaggio invece di altre popolazioni batteriche, come possono essere invece i firmicutes, promuovono un aumento della permeabilità dell'intestino, il cosiddetto leaky gut, come dire, intestino che perde. Questo in che cosa si traduce dal punto di vista evolutivo della patologia? Si traduce nell'esposizione al nostro sistema immunitario di varie particelle batteriche, varie componenti che normalmente non dovrebbero entrare in contatto con il nostro sistema di difesa e che quindi ne stimolano una risposta e un'infiammazione. L'effetto di quella che è l'ACDED è proprio favorire queste popolazioni protettive, quindi firmicutes e altre popolazioni batteriche a questi associati, e che aiutano e garantiscono un migliore funzionamento di questa barriera, di questa difesa che abbiamo nei confronti dei patogeni che normalmente, e delle altre componenti che normalmente sono presenti a livello intestinale. Dottore Pasta, va bene qualsiasi tipo di fermento che troviamo in farmacia per tenere, diciamo, equilibrata questa flora batterica che abbiamo, molto preziosa? Questa è una domanda, devo dire, molto interessante, perché quello che la letteratura ci dice è che sì, la terapia probiotica, ed esistono dei probiotici che possono avere un effetto positivo, forse più per la colite ulcerosa rispetto che per la malattia di Crohn, ma il grosso limite sia dell'integrazione con probiotici, per capirci i fermenti lattici che si assumono per bocca, sia anche con i prodotti che si sono visti prodotti da questi, appunto, ceppi batterici, possono avere un effetto favorevole, non ha avuto la stessa efficacia, anzi non ne ha proprio avuto in alcuni casi, protettiva e migliorativa di quella che è invece un intervento volto proprio a migliorare in maniera indiretta, quindi ad esempio con la dieta, la popolazione dell'intestino, come se anche l'intervento che si va a fare abbia una importanza e un'efficacia. E questo può derivare da tutta una serie di fattori, anche molto banalmente
la biodisponibilità di questi cibi batterici che non sempre riescono a concentrarsi in maniera efficace e là dove vorremmo nei pazienti affetti dalle patologie intestinali infiammatorie. Dottore, io qua ho questo dato che la dieta a esclusione per il morbo di Crohn elaborata da un gruppo di ricercatori israeliani ha avuto come risultati dopo 12 settimane un maggior numero di pazienti nel gruppo che ha seguito la dieta di esclusione ha raggiunto la remissione clinica. Cosa vuol dire? Certo, vuol dire che ed è anche il risultato che di fatto abbiamo raggiunto noi per la prima volta, diciamo, in pazienti in Italia e quindi di un'area più classicamente intesa come mediterranea. Vuol dire, cosa vuol dire remissione clinica? Vuol dire che il gastroenterologo, nel momento in cui approccia il paziente con la malattia di Crohn, non solo valuta l'aspetto endoscopico, quindi la colonoscopia, non solo valuta i marcatori negli esami del sangue, ma soprattutto valuta delle caratteristiche che questo paziente ha e per cui esprime un'attività di malattia: il numero di evacuazioni, come sono le feci più morbide, non formate, il dolore addominale, la presenza all'esame obiettivo, cioè quell'esame con cui il medico valuta il paziente a lettino se è in grado di identificare delle alterazioni. Mettendo tutto questo insieme si vanno a creare degli score clinici che permettono di attribuire con dei punteggi di fatto una diversa attività del paziente. Quando il paziente dimostra un'attività si parla appunto di un paziente in attività clinica. Viceversa, un paziente che sta bene, come possiamo stare tutti noi che magari non siamo affetti dalla patologia e non abbiamo sintomatologia, è definito in remissione clinica e da qui anche magari anche per marker infiammatori e endoscopica. Vantaggio di questa dieta è proprio di aver dimostrato una efficacia nel indurre questa remissione in tanti pazienti, perché raggiungiamo dei tassi di remissione che sono difficili da ottenere anche con, anzi soprattutto anche con le terapie farmacologiche. Arrivando nella nostra casistica a 12 settimane siamo arrivati sopra il 70% e adesso usciranno anche i dati a 24 settimane e in questi superiamo anche l'80% rispetto a placebo, che o placebo meglio, una dieta di controllo su base comunque mediterranea, che si è attestata su tassi intorno al 35-40%. E a 24 settimane in effetti anche noi osserviamo un miglioramento degli indici oggettivi, quindi di infiammazione e di flogosi negli esami del sangue e nelle feci. Grazie mille anche a lei, dottor Pasta. Insomma, al momento, perché noi siamo fiduciosi, non esiste una cura né per la colite ulcerosa né per il morbo di Crohn, non esiste una cura definitiva, però ricordiamoci che la dieta aiuta, vero dottore? Assolutamente, la dieta può essere un'arma e mano a mano che la letteratura migliora e si fanno nuovi studi, sicuramente vi è una maggiore anche spinta da parte dei clinici poi ad utilizzare questo tipo di approccio. Grazie anche a lei, dottor Andrea Pasta, specializzando e dottorando in gastroenterologia presso l'Università degli Studi di Genova, collegato dal Policlinico San Martino di Genova. Un bacio anche alla bellissima Genova, grazie per essere stati con noi. Alla prossima, perché poi ci torneremo, noi vi seguiamo sempre, perché ci piace e soprattutto ci fa bene vedere che le ricerche vanno avanti per farci stare meglio. Io ringrazio entrambi i miei ospiti. Allora, il dottor Fabio Salvatore Macaluso, gastroenterologo della IBD Unit presso l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, e Andrea Pasta, che l'abbiamo appena salutato. La puntata di oggi si conclude qui, io vi ringrazio come sempre dell'attenzione, ci vediamo la prossima settimana, nel frattempo come sempre abbiate cura di voi.